Buongiorno, oggi andiamo a riparare due altoparlanti da 32 cm dell'Audax. Con la stessa procedura prepariamo l'alcol nella bacinella e cominciamo a inumidire la foam. È la consueta procedura che utilizzo io. Come possiamo vedere, appena che l'alcol agisce, la membrana si deteriora immediatamente. Nel frattempo diamo anche una spennellata a tutto il cartone per ravvivarlo. Come possiamo vedere, i residui sono caduti tutti sul banco. Adesso facciamo pulizia. Adesso cominciamo a pulire il cestello. Una bella lavata, togliere tutti i residui
sul cestello. E poi passiamo a pulire il cartone. Ok, adesso puliamo il cartone sottostante. Anche qua passiamo l'alcol su tutto il bordo. Ok, a questo punto, solita procedura, col bisturi, andiamo a togliere i residui. Il modello è un Audax HD33S66. Vediamo qualche residuo di colla che è rimasto sul bordo. In questo caso lo faccio con le mani perché torna meglio.
un'ultima passata e lo mettiamo via. È importante tenere pulito il banco. Per non sporcare altoparlante ulteriormente con i residui che si depositano sul piano. Diamo anche una pulita. Al magnete, come al solito, la prima misura è la massima. In questo caso andiamo a vedere che è di 29,3 293 mm. Poi la misura interna al cestello, che è di 2,76 il diametro del cono, cerchiamo di sollevarlo per prenderla meglio, ok, è di 242. Avendo l'altoparlante con una diciamo punto di appoggio dove viene incollato molto, come possiamo vedere, stretto, e non avendo la possibilità di mettere una foma che nel nostro caso ha 298 mm, andrebbe a finire sopra il bordo. In questo caso l'unica soluzione è quella di tagliare tutto intorno alla foma un bordino per differenza, da 2,93 a 2,98 sono 3 mm per parte, stando un po' stretti, da togliere. Perciò si fa tutta una striscia intorno di 3 mm da tagliare e a quel punto abbiamo risolto il problema della foam. Io ho già segnato i 3 mm per avere un punto di riferimento. A quel punto andiamo con le forbici a tagliare tutto intorno la striscia.
Eccoci arrivati. A questo punto abbiamo il nostro residuo di foam, andiamo a posizionare e vedere se va bene. Eccoci qua. In questo caso rientra perfettamente nel cerchio. Adesso possiamo passare all'incollaggio. Solita procedura, si monta la foam, in questo caso non serve neanche le spugne sotto perché è abbastanza rigido, e cominciamo a incollare. Si ruota 180 gradi. Stessa cosa di qua. Altro quarto di cono.
in questo tipo di altoparlante sotto c'è abbastanza spazio per poter lavorare con le mani, senza attrezzi particolari, per poter pigiare la foam. Ultimo quarto e il cono, la foam incollata sul cono. Adesso possiamo passare tutto il bordo intorno. Ormai si sta asciugando. Perfetto, adesso passiamo a mettere il collante sul cestello. Thank you.
Adesso, tanto che si fa amalgamare il collante, cerchiamo di dare la posizione centrale, come già spiegato, e poi cominciamo a pigiare. Qua è un po' stretto, conviene farlo con un attrezzetto così. Nel frattempo che asciuga, andiamo a controllare la centratura. E questo praticamente è pronto. Praticamente centrato e il nostro Audax è fatto. Qua vediamo il residuo della foam. Con le misure prese.
al prossimo filmato.